Ci riunivamo tutti insieme. Ma se ho riunito la famiglia qui a casa mia. E è perché questa guerra ave a finire. Io l'ho sempre detto che se continuiamo a farci la guerra, siamo tutti fottuti. E se questo meeting l'avessimo fatto prima, molti dispiaceri li avremmo potuti evitare. Don Lachi, la vostra famiglia ha avuto da dire con quella del compare Massaccesi. Vi volete dare la mano? Su, noi siamo paesani e ci dobbiamo volere bene. L'America è un grande paese e c'è posto per tutti. Ecco qua. Bravo. L'amicizia è la più bella cosa. E allora? Vogliamo concludere? Voi avete avuto tutto il tempo necessario per studiare questo business. E che cosa ne pensate, eh? Ma 20 milioni di dollari non sono mica uno scherzo, mi pare. Yes. E neppure 5 quintali d'eroina, mi pare. È in una situazione di mercato più che favorevole. Le rivoluzioni non si fanno su misura. E prima o poi la situazione tornerà normale. Noi dobbiamo approfittare di questo momento.
il commercio è bloccato. E noi possiamo mettere le mani su tutta la partita di roba esistente a Teheran. You understand? Ma come facciamo a mettere insieme questa cifra? E subito. Ma se l'amico mio turco Akkad è venuto da me, è perché l'affare ha due caratteristiche. Rapidità e cash. E chi ci garantisce l'arrivo a New York di questa partita? Ah. Se mi permettete, a questo ci penso io. Allora. D'accordo. Intesi. And you? Okay. Excuse me, Papa. I'm going out with Joe. Today he's playing against Jefferson. Okay, okay. Ah, questa qua è mia figlia Lucy, eh? Ah, sì, è veramente americana. Come on, Joe, come on. Hi, how are you? Lucy tra un mese si sposa. Ah, e naturalmente tutti quanti voi siete invitati al matrimonio. Auguri. Quante cazzo è Toto 1000? Paga il tassì. Pago io? E sbrigati, che la nave parte. Vabbè, vabbè. Quant'è? Quant'è?
ci vedete qui? A te? No. Oh, e se me lo ti mi faccio? Allora, capito? Ma che cazzo? Ti ho pagato già! Sì, ma che ti mi dico? Sono, è dentro, l'altro, l'altro! Ma che cazzo stai facendo? Sì, sì, ma te, vedi? Don Francesco, venite qua, io questo non lo capisco! Dai, fai presto! A me, amici, non gridare, sai che non ti capisco! Non gridare! Sì! Amici, amici, amici! Ma chi c'ha? Ma cazzo vuoi? No, 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 questo sono per voi e per i mannari. Grazie, signor, non si preoccupi. Tutti bravi ragazzi, Francesco, lavoratori. Tutte sigarette pronte a Napoli, puntualmente, eh? Ah, fatto una sigaretta, non ne capisce. Bueno, questo profumo turco, Madonna! Non ti piace? Puzza di merda! Profumo turco! Scusatemi, ma io... No preoccupazioni, due sigarette tra qualche giorno, tutto a Napoli. Grazie. Mi raccomando, quando passate per Napoli, venitemi a trovare. Grazie, Don Francesco, grazie. Arrivederci. Grazie, buon viaggio. Saluto turco, Angula. Grazie, bravo, bravo. Grazie. Buon viaggio. Buon viaggio. Capite, ok, good trip. Tutto ok, goodbye. Bye bye. Allora. Ok. Questo è il laboratorio da dove sono partite le indagini.
Il nostro agente aveva scoperto che invece di ricerca di un nuovo farmaco contro il cancro, si trasformava oppio in eroina pura. Qui il nostro agente era riuscito ad individuare il carico partito da Teheran e diretto a Istanbul. Questo è il suo ultimo filmato. Poco dopo è stato scoperto e ucciso. Signore, purtroppo le nostre indagini si fermano qua. Sappiamo una sola cosa. 5 quintali di eroina pura sono diretti in America. Chi ha comprato quel carico ha pagato certamente un prezzo molto inferiore a quello di mercato. Se la droga riesce ad arrivare a destinazione, milioni di giovani di tutto il mondo potranno comprarlo a bassissimo prezzo. Molto giusto. You put the whole thing in a nutshell. I trafficanti con questa operazione cercano di allargare il loro giro. I ragazzi di 10-11 anni saranno vittime di questi criminali. Ed è per questo che dobbiamo riunire i nostri sforzi per distruggere questa piaga dell'umanità. Well, io credo che la droga, prima di arrivare negli Stati Uniti, passerà per un porto atlantico. Non sono d'accordo. Cosa ha detto lei? Ho detto che non sono d'accordo. La droga non raggiungerà uno dei porti atlantici. Chiedo scusa ai miei colleghi, ma il capitano Radevich è qui in qualità di mio assistente. È un ufficiale che si è particolarmente distinto nella lotta anticontrabbando, perciò reputo la sua opinione altamente qualificata. Comunque, rimane un'opinione. Suffragata però dalla logica. Secondo le sue stesse osservazioni, la droga non potrà effettuare il suo lungo cammino attraverso l'Atlantico, in un unico balzo, da qui a qui. Certamente, la merce ha bisogno di una copertura. Infatti, la merce viaggia sotto una copertura e la copertura del primo tratto del viaggio dovrà essere sostituita da una seconda, è così? Esatto. Yeah. E sempre secondo la sua opinione, la nuova copertura dovrebbe essere effettuata in uno dei porti della costa atlantica. Esatto, è quello che presupponiamo. Niente di più assurdo. E per due ragioni. Numero uno, il primo viaggio effettuato sotto la copertura originaria è troppo lungo. E poi i controlli eventualmente fatti dalle varie polizie doganali potrebbero arrivare all'individuazione della merce. Numero due, non esiste sulla costa atlantica un centro di smistamento scusate, sufficientemente attrezzato per la trasformazione delle sostanze stupefacenti. Well, mi sembra abbastanza interessante. E allora, qual è la sua ipotesi? Un porto intermedio, dove gli acquirenti dello stock possono avere dei contatti sicuri e delle attrezzature necessarie per la preparazione delle sostanze stupefacenti. Quale porto? Per esempio, Napoli. Tammuriada blu, agente marambesta, non voglio agnare più. Chiese femmina per fa tornare come a t'amore con un bietto ci battono alla spedà sta luna d'argento ma roba appannà e mentre vanno all'avventura e madrasca per scrivere dopo sognare a storia delusiana c'è sta chi rischia vita tutte sere perché non trovava la tua mestiere come se voglia
cambiare una bandiera che si chiama dignità. Dove ha detto 1000 lire? Ah, sì. E quanto hai detto che costa? 1000 lire. Ma un pacchetto o due? Due. Ah, e allora dammene 10 stecche, va. Ce l'hai? No. Oh, e come facciamo? E ve le posso procurare. Ok, bene. Subito. Uè, uè, alla finanza, qui! Com'è andata, Bene? Bravo. E adesso papà ti compra le caramelle, contenta? Ecco fatto, hai visto? Li abbiamo fregati. Grazie. Non è difficile con quelli. E tu chi sei? Io sono il fidanzato di Stelladella. Ah, complimenti. E a quando le nozze? Prima ci dobbiamo sistemare e poi vedremo. Vi posso offrire qualcosa a bar? No, no, grazie, non ti scomodare. Eh no, dovete accettare, avete salvato a Stelladella. Ma quando è così, andiamo. Avete visto lo scugnizzo? È un grande... No, no, non lo... C'è Angela Luce. Ehi. E Marco Gironi. Ma c'è pure Gianni Garco. E allora deve essere proprio un bel figlio. Andiamo, andiamo. Andiamo. Lo scugnizzo. E giri Alfonso Brescia. Ma chi cazzo è sto Alfonso Brisci? E allora cosa prendete? Un whisky. Eh no, mo vi state allargando. Io avevo detto un caffè. E allora un caffè? Un caffè... Quello che vuoi tu. Un succo di frutta. E tu non prendi niente? No. Ah no, senti un po', che fai tu? Tutto e niente. Ah, bene. E conosci per caso qualcuno che tratta sigarette? E qua tutti trattano sigarette. Ne volete? No, è che anch'io lavoro con le sigarette, ma molto in grande. Siete un grossista? Diciamo così, ho un'importante partita per le mani e devo liquidarla subito. Il caffè? Avete aiutato Stelladella e siete un mio amico. Perciò adesso vi posso dare anche una mano. Sigarette, sigarette! Grazie, grazie a voi. Buongiorno, donna Carmelina. Qui, Stelladella, e come mai così presto oggi? Mamma è venuta a Firenze e questo signore mi ha aiutato a scappare. Grazie. Di niente, siete si figuri per così poco. Grazie. Vostro marito ci sta, il signore lo vuole conoscere. Si si scelta. Carmelina! Che sta? Vuoi salire? Mi sono svegliato da un'ora, sono stanco, io mi belli, ah! Mo salgo, mo salgo. Ma quel signore che vuole, chi è? È un amico di Gennarino, è una brava persona. E allora? E ha aiutato Stelladella a scappare. E adesso sta qua perché ti vuole conoscere. Allora fallo accomodare, prego, salite, salite. Ah, e va bene, Stelladella sta attaccando, mamma, mi raccomando, fai la brava. Ci vediamo dopo. Avanti, voi venite con me. Due pacchetti, 1000 lire. Molto che abitate qui? Sì. Ah, bello. Accomodate. Forse troverete un poco di disordine. Che volete fare? I bambini? Non si trova mai il tempo di niente. Ecco qua, siamo arrivati. Andiamo, tu mo dove a lavare, Oh, buongiorno, don Salvatore. Hai capito? Accomoda, il signore vuole conoscervi. Buongiorno. Scusate se sto in mutande. Ah. Accomodatevi. Grazie. Fumate? Sì, grazie. In che cosa posso esservi? Il signore è un grossista e deve piazzare una partita di sigarette. Ah, bene, bene. Carmelina, lo vedi che c'è un ospite? Prepara un bel caffè per l'amico. Sì, sì. Scusate, come mi chiamate? Ivo. Ma Ivo solo? Sì. Come si dice, non vuole far sapere i fatti suoi. Ecco fatto, è pronto. Il caffè di Carmelina è un'altra cosa. Vabbè, per un caffè.
Per me amare. Ah, e questa è già tocca a me. Va bene, no. Pure a te. Va bene. E allora stavamo dicendo, voi avete una partita da vendere. Sì. E dove sta? In Jugoslavia. Una bella tassa pure a te. E quante casse sono? Parecchie. Può interessarvi? Ah beh, allora per me l'affare è troppo grosso. Comunque, forse potrei mettervi in contatto con la persona che potrebbe fare al caso vostro. E quando la posso incontrare? Ehi, calma. E voi andate troppo di fretta, cara amica. Queste sono cose che si fanno con calma, è vero, Gennarì? Con calma, con calma. Ci vuole tempo. È giusto. E il tempo è danaro, caro amico. Ci sono 3 milioni per voi. Oh, andiamo subito. Carmini, camicia e pantaloni, ammessa a me. Ehi, non è, non direi. E dai, questa mattina c'ho un affare. Io devo avere la percentuale, Ma va bene, va bene. Pronto. Ma si asciuto stamattina, no? Ma quando mai? Ella si è asciutta la finanza, si è pigliata a Roma. Si è appena distuparsi, ma è appena bagnita. Che succede? Ma va a bagnita, che lo sono male, Ma che succede? A mare non si può scendere più. Sì. La finanza ci ha rotto la pazza. Ma dove mi preoccupate, che la cosa si aggiusterà. Veramente. Ho comprato un carico a Istanbul e arriverà in settimana. Stavolta ci andrà bene. Non mi preoccupate. Vabbè. Ma, e allora non mi preoccupo. Ci ha parlato una sigla. E tu come campo? Che c'è? Ci sta una persona che mi ha proposto un affare, vi interessa? Voglio andare a pigliare un bello caffè che sa giusto ogni cosa. Non preoccupate, state senza pensieri. State buoni, cinesi, state buoni. Che succede? Ci sta una persona che mi ha proposto un affare. All'incirca 2000 casse. 2000 casse? E il prezzo è pure buono. Ma chi è quello là? Sì, è quello che sta vicino a Gennarino. È uno slavo. Don Francesco, a me mi sembra un affare, veniteci a parlare voi. Vabbè, non ti preoccupate, adesso andiamo a parlare. Ma ora si potremmo cominciare a staffare. Buongiorno. Salve. Buongiorno, Don Francesco, come sta? Buongiorno, vicini. E così voi avreste un affare da propormi? Certo. Io di solito non faccio mai gli affari con gli sconosciuti. Mi chiamo Radevich. Vengo da Bolzano. Un viaggio lunghissimo. Immagino sarete molto stanco. E da dove viene questo tabacco? È dal nord. Confine jugoslavo. 2000 casse, avete detto? Sì, 2000 casse. Ci penserò. Ci vediamo stasera a Bar della Repubblica. Salvatore sa dov'è. Scusate un momento. Ma non vi preoccupate. Non ci sono problemi. Ci vediamo stasera. Salvatore, sì, vieni tu. Sì, non vi preoccupate. Don Francesco è l'uomo che fa per voi. Ok. Che sorpresa, guarda chi si vede. Uslava. Avevamo un appuntamento, no? E perché questo non è un appuntamento? Chi si? Ivano Radevich. Capitano della finanza. Ferma, lasciato sta. Questo lo decido io.
Capitano, ditemi una cosa. Ma perché avete combinato tutta questa storia? Nessuna storia. Sinceramente non vi capisco. Se volevate arrestarmi lo potevate fare prima. Volevo conoscervi e parlarvi, non arrestarvi. Ah. Volevate conoscermi per parlare con me? Sì. Datevi una sciacquatina e venite, ah? Venite, capitano, venite. Come si ammanta il mio amore? Grazie, fa saggio, signore. E andiamo subito, non Francesco. Ma stai sempre a pulire sta macchina. Ma un pochino più pulito nella mia macchina, te ne potevi pure venire, eh? E che diamine! Fermo. Sali, Salvatore, sali. Sì, grazie, non fai. Spolverati un po'. Ma vedete un po', se sono muri queste di entrare in una macchina, si rovina la tappezzeria. Vedete, capitano, voi ai vostri superiori pensate che i contrabbandieri sono una specie di banditi da combattere. Noi dobbiamo solo far rispettare la legge. D'accordo. Ma quando ci stanno quelle leggi che danno i soldi per le case e per le industrie e i soldi arrivano e le case e le industrie non si fanno, quella legge voi non la fate rispettare. Il contrabbando a Napoli è come la Fiat. Soltanto che noi non possiamo scioperare. Caro capitano, adesso vi faccio vedere io chi sono i contrabbandieri. Vai, Cassio, vai. Guardando, non Francesco. Ecco, vedete, rendetevi conto. Questa è tutta gente che campa che sigaretta. Sono quartieri interi. Ecco la disoccupazione che c'è. Questa gente come dovrebbe vivere? Ma i miliardi che servono per comprare la merce è in mano a chi sta? Ma quale miliardo, capitano? I miliardi. Molto spesso quando si compra un carico, i soldi vengono messi assieme dagli stessi venditori, i quali il più delle volte non li hanno. E allora se li fanno prestare. E quelli che ci prestano vogliono gli interessi. E quando la finanza si piglia un carico, a perdere siamo tutti. Ma si può vivere così, capitano? Ferma qua, cazzo. Sì, signore, non Francesco. Ecco la migliore. Grazie. Sigarette chi fuma? È stato quieto. Due pacchette, 1000 lire. Venite, capitano, venite. E che fate da queste parti? Sono venuto a farti una visita. Sorpresa. Buongiorno. Don Francesco, buongiorno. Tuo marito sta dentro? No, non c'è, è andato a fare un corteo con i disoccupati. Ah, sì? Tu permetti che entriamo no, un momentino? No, con piacere. Figuratevi. La simpaticone sta concettina. E che resta il tugnazzello? Venite appresso a me. Scusate il disordine, ma sapete la creatura. Ma prego, ma che sono sti cerimonie? Venite, capitano, venite, alla congiuttina da famiglia. Permesso. Vi volete sedere? No, grazie, due minuti a cena. Allora vogliamo un caffè? Va bene, un caffè l'accettiamo. No, no, grazie, non si disturbi. No, capitano, qua bisogna accettare, questi si offendono. È fresco, fresco. E poi è fatto con la macchinetta napoletana. È squisitissimo. Già è pronto, vedete? Ecco qua, è grazie, sempre grazie. Pronto. Grazie. Sembra pronto, eh? Dato figlio, mo fa, figurate, è brava così cucciatina, vero? Sì, sì, vira il loco che ha fatto, lieva da qua, lieva da qua. Basta, sta, che le creature. Avete visto, capitano? Questa è una povera donna che vende sigarette. Ecco dove è costretta a vivere. E tra poco in questa stanza saranno in sette, saranno in otto. Solo Dio sa. Lo Stato l'ignora. E allora per vivere è costretta a fare il contrabbando, come dite voi. Vi siete resi conto, capitano? Scusate, don Francesco, ma questo signore chi è? L'ingegnere del comune di Napoli, presto ti daranno la casa. Hai sentito, sua mamma? Grazie, grazie. E beh, l'ingegnere, siete del comune di Napoli, Dio voi. Dio mi benedica. Allora ricordatevi. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Mi raccomando, ingegnere. Mi innamoro, sì. Amore, ricordatevi. E allora, capitano, vi siete convinti che sono i contrabbandieri? Sì, certo. L'ho capito, ed è proprio per questa ragione che ho deciso di parlare con voi. Da me? E perché? Perché voi mi dovete aiutare. Io sto inseguendo un carico di eroina di 5 quintali. E secondo me, prima di arrivare negli Stati Uniti, questo carico passerà per Napoli. E io devo riuscire a fermarlo ad ogni costo. Capitano, ma vi ripeto, noi trattiamo solo sigarette. La droga non è mestiere nostro. Don Francesco, a Napoli, se lo volete voi, la merce riusciremo a recuperarla. Fatelo per quei poveri ragazzi che muoiono giorno per giorno a causa della droga. E vabbè, ad un patto però. E quale? Che ci lasciate un po' in pace. Così io do una mano a voi e voi date una mano a me.
Farò il possibile. Lasci perdere, Radevich. Questa è una proposta assurda, lo vuol capire, sì o no? Qui il responsabile sono io! Ma sì, certo, questo lo so benissimo, ma io ho bisogno di Don Francesco. E questo se lo scordi. La finanza non tratta quei contrabbandieri. Lei è troppo ambizioso. E non è così che si rincorrono le promozioni. Ma quale promozione? Io gli ho solo promesso un certo rallentamento dei nostri controlli sul contrabbando delle sigarette a Napoli. Non c'è altra soluzione! Radevich, ma lei è pazzo! Ma lo sa che sta rischiando un'inchiesta? Ma qui si tratta di recuperare 5 quintali di eroina. Dottor Martinelli, quando sono arrivato a Napoli ero prevenuto coi contrabbandieri. Ma poi ho capito che quella è gente che lavora, che deve vivere. E che in fondo non c'è niente di male se fanno un po' di contrabbando, se trafficano in sigarette. E i tabaccai ce li dimentichiamo? Radevich, io sono napoletano e a quella gente l'amo più di lei. Però noi dobbiamo far rispettare la legge. Chiaro? Già, la legge. Sì! Agli ordini, dottor Martinelli. Signor capitano, dovete firmare questi verbali. Ma vaffanculo. Io che c'entro? Mi è piaciuto, Don Francesco! Mai si ne è più! Ho visto la morte con gli occhi! Ha giù capito, sei un strunzo, vai in macchina, va! Dio mio buono! Vai! La macchina mia! Don Francesco, buongiorno! Sì, capita, come sta? E allora? Vi porto buone notizie. I vostri ragazzi per un po' di tempo saranno lasciati tranquilli. E voi me lo assicurate? Sì, certamente. Però adesso bisogna darsi da fare. Se quella droga non è già qui, lo sarà tra poco. Buongiorno, Don Francesco. Don Michele ci sta. Che sorpresa, Don Francesco. Compare bene. Come state? Bene, bene. Che piacere. Grazie. Vi presento il capitano Radevich. Piacere. Molto lieto. Tu versa qualcosa da bere, spicciati. Che vi posso servire? Un tè freddo con della menta, se c'è per me, grazie. Capitano, qui ci abbiamo di tutto.
Stiamo girando da stamattina. E allora, don Francesco, è che debbo l'onore, eh? Si tratta di una cosa molto importante. Il capitano sta inseguendo un grande carico di droga. E lui dice che è sicuro che questo carico passerà per Napoli. Ed ha chiesto la nostra collaborazione. Signor Vizzini, se quel carico riesce ad arrivare a destinazione, i danni per l'umanità saranno incalcolabili. Va bene, capitano, ma noi altri che c'entriamo? Io già ce l'ho detto al capitano che noi trattiamo solo le sigarette. Tuo capitano si è reso conto. E lui ha detto che se noi gli diamo una mano, la finanza ci darà un poco di tregua. È vero, capitano? Don Michele, e noi ne abbiamo bisogno. E che dovremmo fare? Ecco, voi mi dovreste segnalare tutte le navi che arrivano a Napoli. Quelle a voi conosciute e a noi no. Capitano, ma il porto non è controllato da voi. Ma se noi vogliamo... Na mano ce la potremmo tu, capitano. Va bene, vediamo che cosa possiamo fare allora. Beh, noi togliamo il disturbo. Ma quale disturbo, don Francesco? È stato un piacere. Che volete? Per noi è così raro collaborare con la polizia, da quasi quasi mi sento emozionato. Vi saluto, don Michele. Mi ha fatto piacere. Ci vediamo. Capitano, fatevi vedere quando vi pare. Vi ringrazio. Sempre a disposizione. Arrivederci. Arrivederci, capitano. Cassio, andiamo. Ma, don Francesco, voi mi dicevate che il contrabbando non rende, ma per Vizzini mi pare che le cose non stiano così. Ma quale contrabbando, capitano, quale contrabbando? L'amico Vizzini, oltre a fare il contrabbando, c'ha una grossa fabbrica di confetti. Ah, e a Napoli, okay. Sapete come si dice, confetti Vizzini. Sono buone per i grandi e per i piccini. Accomodatevi, capitano, accomodatevi. Scusate se mi metto a nanzo, tengo pochi panni. Prego, prego. Vai, Cassi, vai. Figlio di puttana. Vito, mettimi in contatto con la nave, presto. Qu'est-ce que tu veux faire? E adesso gli voglio fare un favore, ma a modo mio. Altezza chiama sultano, mi sentite? Passo. Parli pure. Passameli sul radiotelefono. Già fatto. Sultano in ascolto, parlate, passo. Altezza in ascolto, un momento, passo. Pronto, capitano, dove vi trovate? Al largo dell'isola di Pantelleria. Fate l'impossibile per trovarvi domani mattina nelle acque territoriali. Lì troverete gli uomini, passo. Vito, e adesso tu mi devi fare un favore. Devi avvertire gli amici, eh? Sì. Mannaggia Maria, è tutto colpa tua. Ma no, no, guardate. Hanno arrivato. In settimana arrivano insieme. Don Francesco, chi è? Buonanotte a me. Pronto. Pronto. Ma chi è che parla? Pronto. Buongiorno. Salite, capitano, salite. Ma come mai questa fretta? Ho ricevuto una telefonata anonima. Ma comunque mi sembra una segnalazione importante. Andiamo a vedere. Thank you.
bene, amici, non vi preoccupate, faccio partire subito di scappa. Ehi, voglio, andiamo bene, lì mi è arrivata la nata, sotto, già riesco. Che si faranno vivo senza altro. Al banco del pesce. Adesso domando a lui. Thank you.
devono sospettare di nulla. Aspettate il mio segnale. Confermato. Ma qui arriviamo tu. Vai, vici! Ma vi spacci in mano, compirò! Ma avrete peccato, no, no! Nessuno di loro deve tornare a raccontare come sono andate le cose. Chiaro? Raccogliete il carico e fate saltare tutto! Ok! Ok! E che sti ora passano più vittime alla finanza! Mi raccomando, come arriva la roba, cominciate la lavorazione. La merce deve partire questa sera stessa. Va bene, ok. Mia, svegli, svegli! Forza, picciotti, mettete presto! Avete voluto sprecare! Dai, forza! Vito, vieni qua. Appoggiala là. Passami il tagliarino, va. Questo è lo zucchero sopraffino per fare i confetti di Don Calogero a pallone. Buongiorno, vai tu. Buongiorno, sono tornato. Buongiorno, Bracini. Ancora no. Però ci hanno detto che c'è stato un mezzo casino. Adesso è stata la finanza. La finanza? Ehi, proprio così. Se sapete qualcosa, facetemi lo sapere, vi raccomando. Sarà il nostro dovere. Arrivederci, Don Bracini. Buongiorno, vorrei parlare con il signor Ivano Radovic, che stanza c'ha? Il signor Radovic è stato dimesso questa mattina. Dimesso? Questa mattina. Capitano, la finanza con questi morti non c'entra. Noi abbiamo ricevuto una segnalazione e quando siamo arrivati sul posto abbiamo trovato solo i reliti dei motoscafi blu. Ma com'è possibile? Sa, capitano, questi si ammassano fra loro come belve. Mi scusi, maresciallo, ma questa faccenda rischia di mandare a monte i miei piani. Lo so, signor capitano, ma noi cosa ci possiamo fare? Sono sempre sui ordini, comandi. E la ringrazio, arrivederci. Aspettami qua. Venite, venite, non prendete.
pronto, compare, tutto a posto. I confetti partiranno per New York tra un'ora. È tutta roba di prima qualità. Oh, dovere, dovere. Arrivederci, compare, arrivederci. C'è Don Francesco. Uè, Don Francesco, accomodate. Non mi chiedi, devo dare una brutta notizia. Dite, ma che è successo? I guaglioni miei hanno avuto uno scontro con la finanza. Ma che state dicendo? Tutti morti. Ma com'è possibile? Comunque non vi preoccupate. I soldi che vi devo dare, ve li darò al più presto. Compare, ma che dite? Ma quale soldi? Ma com'è possibile, dico io? Voi avevate detto che il capitano della finanza ci avrebbe allentato i freni. A me quello non mi è mai piaciuto. E voi vi andate a fidare di certa gente. Compare, non dubitate. Chi ha sbagliato, pagherà. Sono veramente dispiaciuto, compare. Comunque, a disposizione. Grazie, compare. Voi tenete il cuore buono. Venite con me, l'accompagno. Grazie. Compare, se non fosse per le famiglie di quei disgraziati scomparsi in mare, ti direi di scordare tutto. No, compare, queste sono cose che non si possono dimenticare. E di considerare chiusa la partita. Per quanto riguarda il danno finanziario, posso permettermelo di addossarmelo per intero. Sto per spedire negli Stati Uniti una grossa partita di confetti, 40 quintali. Per il più importante matrimonio dell'epoca. Si sposa Santuzza Vallone, la figlia del mio padrino di New York. E per i confetti ci penso io. Ci pensate, Don Francesco? I confetti vizzini che attraversano l'oceano. Bomba, che vi devo dire? Mi fa piacere per voi. A voi matrimonio. E a me i funerali. Arrivederci, compagno. Statevi bene. Arrivederci, compagno. Tu ferma di qua. Mi vado a fare una visita alla famiglia Vincenzo. Povera gente. Don Francesco carissimo. Ehi, buongiorno, voglio. Come stanno? Don Francesco, dove andate? Vado a fare una visita, purtroppo. Beh, e voi quando vi sposate? Tra qualche anno. Ah, bravo. Don Francesco, questa non lo sa che adesso ci sta il divorzio. E che? Non ti sei ancora sposato e già pensa a divorziare. Guarda che se non lo sai, pure le donne possono divorziare, cretino. Te ne approfitti che sei figlio. Va bene, ma adesso non vi mettete a litigare. Guarda che bello confetto che trovo qui. Questo vuol dire che ti sposa fra un anno. Grazie. Auguri. Andiamo, non litigate. State buone, ce n'arrivo. Ne vuoi metà? No, mi fanno male i denti. Lucida, lucida. No, ti faccio un bel bagno. Donna Carmelì, l'hotel sta sopra. Ah, grazie, ma salgo. Don Cassio, ma questa macchina cammina. Cammina? Tu pensa un po' che 4 giorni fa ho fatto Napoli-Pompei e ci ho impiegato un quarto d'ora. 3 giorni fa ho rifatto Napoli-Pompei e ci ho impiegato 10 minuti. Ieri sono andato di nuovo a Pompei e ci ho impiegato meno di un razzo, 8 minuti. E oggi? E oggi non sono andato più a Pompei. Tanto che cazzo devo andare a fare tutti i giorni a Pompei se non conosco nessuno? Porca miseria! A che sto parlando? Devo vedere questa palla, dammela qua! Guarda qua, un buco! Vedi, ecco! Fermi! Delinquenti! Figli di grandissimo... Oh, che cazzo vi volevo dire! Vedi che pulisci che bisogna essere violenti! Qua! Un buco qua e un altro buco là, e i carrozzieri chi li paga? Si prendono il sangue vivo! Di nuovo là. Mannaggia voi, disgraziati, figli...
Aiutami qua, aiutami, non stare appoggiato! Sono stanco! Hai visto quei disgraziati che... Avvisami! Marò! Aiuto! Marò, le stanno adesso! Che è successo? Che è successo? Adesso sono uno, si deve portare l'ospedale! Se non adesso! Io non so ce l'è successo! Venitemi di aiutare, papà, siete qua, papà! Sì, sì, sì! Sì! Piano, 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 piano! Aspettate, papà, sali prima! Finita, fuori tutti, per favore, fuori. Uscita. Prego, uscite, signore, qui non potete stare. Ma per piacere, uscite. Io sono la madre. Su, signora, da brava, andate a pregare la Madonna e vedrete che vi farà la grazia, eh. Su. Vieni, vieni, Carmeli. Voglio a mamma all'infermiera, quella ci sta lei vicino, non ti preoccupare. Cortesia, prego, uscite. Non ti preoccupare, Carmeli, ma parliamo pure. Andiamo, andiamo. Signora. Sì, andiamo, su. Venite domani, un altro. Non ti preoccupare, Carmelina, appena che arrivi il primario parliamo con lui, non ti preoccupare, si mette tutto cosa a posto, non ti preoccupare, ma no, ti sono ricordato. Salute, mi senti? Non ti preoccupare, ci sto io qua. Ma che cosa hai combinato? Comunque non ti preoccupare, il dottore ha detto che non hai niente. Adesso me ne devo andare. La suora ha detto che non vuole nessuno qua. Comunque tu non ti preoccupare, io non mi muovo dal corridoio. Stella te. Io ti voglio bene. Avanti. Maresciò. Buongiorno. Io ho finito adesso di fare gli analisi. Quella bambina che mi hanno portato ieri sera è imbottita di droga. Il padre e la madre dove sono? Credo di sopra. Andiamo. Vieni, Caputo. Oh, madonna mia. Oh, madonna mia, bella. Vuoi fumare? Sì, sì. Tanto come mi sento nervoso. Stai lì. Il padre della bambina chi è? Sono io. Come vi chiamate? Gargiulo Salvatore. Gargiulo, sapete che dalle analisi risulta che la bambina ha ingerito della droga? Droga? Sì. Maresciallo, ma che state dicendo? Quella la bambina non si è mossa mai da casa. Ma a casa avete delle persone più grandi, fratelli, cugini. Maresciallo, io ho due bambini e Stelletella la più grande. Che mestiere fate? Io vendo sigarette. Cioè avete una tabaccheria? Maresciallo, io faccio il contrabbandiere. E questo che sta con voi chi è? Io mi chiamo Cassio Pretorio e sono di Martina Franca. E che fate a Napoli? Mi interesso di tabacco. Ho capito. Anche voi fate il tabaccaio. E pensate quello che volete voi. Ma allora la bambina questa droga dove l'ha presa? Maresciallo, ma voi che pulite a me? La bambina sta tutto il giorno con Gennarini, che ne sacci? Gennarini, ma tu l'hai vista mangiare qualche cosa a Stolatella? No, niente. Mi ricordo che ha mangiato solo un confetto. Ma me lo voleva dare pure a me. Ma io non l'ho voluto perché mi facevano male i denti. E dove ha preso questo confetto? Gliel'ha dato Don Francesco. E chi è Don Francesco? Il padrone suo. Don Francesco chi? Francesco Autiero, di Santa Lucia. Maresciallo, andate piano. Don Francesco è un galantuomo. Ho capito tutto, fate un fonogramma e fate ricercare questo Don Francesco. Arrestate questi due. Ma scusate, scusate, pigliate. E voi, andiamo, su. Lasciatelo, e voi, andiamo, su. Su, andiamo, andiamo. Madonna, non vi preoccupate. Mio caro maresciallo, non sapete che cazzo più dovete inventare. Prima la storia delle caramelle, ora dei convetti, senza sapere che noi siamo gente onestissima, contrabbandieri! Scusate, la camera mortuaria dove sta? Al primo chi è? Secondo, torna domani perché posto non ce ne so! Andiamo! Guarda un po' questa cazzo di attatura, ma vi sembra giusto, commissario, che uno va in giro in ospedale e uno richiede la camera mortuaria? Ma che cazzo ne so io? Fermati, fermati! Che è successo? È scappato, commissario! Inseguilo! Su, presto! Thank you.
l'orifizio, la mia macchina, commissario! Voi correte! Voi non sapete quello come guida, è un pazzo! Commissario, vi prego, raggiungetela, quella macchina l'ho guidata solamente io! È vergine, è vergine! Tu figli di tocco! Mi rovina la frizione! E sta spaccimmi mia macchina che non può camminare! No, la curva no, la curva no! Fissare, mi sto rovinando tutto, i freni, la frizione, il cambio! E mo' gli faccio vedere chi ha salvato! Questo modello sta grave, la polizia vi sta cercando. Quel confetto che gli avete dato era pieno di droga. Ma tu che stai dicendo? Oh, capisca, vizzina. Saluto, Don Francesco. Vizzina, dove sta? Ma che è successo? È partito, dice che tornava fra una settimana. Che si sa? Ah, torno fra una settimana? Va bene. Yeah.
passengers please board immediately from gate number 12. Make your call. Hello? It's Franco. Yeah, he just arrived. Get ready. I'm gonna follow him. Okay? Okay, thank you. Good. Thank you.
In position, all of us. Anything new? All right, await my signal. Amici, questa sera oltre a mia figlia Lucy festeggiamo quattro famiglie. Quella di Gambino, quella di Massaccesi, quella di Don Lachi e la mia, che per un motivo o per l'altro non si sono mai potute riunire insieme. Io vorrei ringraziarvi tutte quante e offrirvi il dono confezionato espressamente per noi dal mio compare Vezzini. Pensate che ce l'ha portato da Napoli! Sì signore, proprio da Napoli! Avanti! Musica! Via! Eccoli!
possibile, non molliamoli! Va bene così, gli stia sotto il più possibile.
Muoviti. Bambina! Buttate le pistole, lo ammazzo! Buttatele, ho detto! Ok, drop your guns. Bravi, così. Attenti a non fare furbi, altrimenti lo ammazzo! Andate di là, presto! Fermi o gli faccio saltare il cervello! Oh bastardo, butta la pistola! Michele Vitti! Mangia da ste gonfie!